Tutti, allora oggi un nuovo video, sempre imparruccata, ma adoro troppo questi capelli. Comunque, allora oggi siamo qui per fare il video sui prodotti terminati dell'ultimo periodo. Come sempre il video è in collaborazione con il mio amore Veronica, un bacione enorme tesoro. Vi lascio il suo canale qui sopra e giù trovate il video in collaborazione con me. Detto questo, direi di iniziare subito e come sempre parto dai prodotti terminati per quanto riguarda il make up. Il primo prodotto terminato è questo qua, che è praticamente un primer occhi della Puro Bio ed è appunto un primer bio. Questo qua è uniformante, infatti andava proprio a uniformare proprio la palpebra e mi piaceva davvero tantissimo in quanto comunque gli ingredienti erano ottimi ma allo stesso tempo comunque aveva proprio un effetto primer. La cosa che non mi è piaciuta è che praticamente un giorno sono andata ad aprirlo e questo qua si è proprio completamente rotto, quindi è una cosa sinceramente che mi ha lasciato perplessa. Infatti questo sono andata a cestinarlo nonostante dentro c'è ancora prodotto, ma essendo bio ha una scadenza già più limitata, in più prendendo anche aria, insomma capite da sole che questo è inutilizzabile. La cosa che mi rode maggiormente è che appunto avendolo pagato insomma non sono riuscita a terminare un prodotto interamente, non per colpa mia ma proprio del packaging difettato. Io spero che insomma sia stato solo un lotto sfigato nel quale ovviamente sono cascata io a fagiolo. Io spero che gli altri non siano così, perché sennò invito la Puro Bio di cuore a cambiargli packaging, perché non è possibile che un giorno lo vado a svitare e praticamente il tappo rimane incastrato e questo sta in queste condizioni. Ovviamente voi potete travasarlo in un pottino, però comunque io i primer mi trovo molto meglio a tenerli in tubettino, perché andandoli a mettere nei pot veramente spreco tantissimo prodotto. Un altro prodotto terminato è questo qui ed è praticamente della MAC Cosmetics ed è la Prep and Prime Transparent Finish Powder ed è appunto una classica cipria in polvere bianca che una volta stesa sul viso è trasparente. La cosa che mi piaceva di questa cipria completamente finita è che praticamente era veramente impalpabile, questa non la sentivate neanche veramente se ne mettevate per sbaglio 3 quintali e mi piaceva tantissimo perché andava a fissare il make up tutto il giorno, anche i prodotti di scarsa tenuta questa cipria veramente li faceva aderire in modo impressionante al viso e gli garantiva comunque una lunga tenuta, quindi assolutamente questa mi è piaciuta e appena un po' di soldini insomma da investire in MAC sicuramente è un prodotto che potrei pensare di riacquistare. E l'altro prodotto che ho terminato, ahimè purtroppo questo è proprio da versare lacrime, è sempre di MAC ed è un fondotinta. Questo in particolare è il fondotinta Studio Sculpt SPF 15, è un fondotinta che io consiglio a chi vuole veramente una base perfetta, una base che dura veramente tutto il giorno. Questo resiste veramente tanto, è un po' pesantuccio, non tantissimo per chi è abituato comunque che ama i fondotinta coprenti, ovviamente questo non è nulla di eccessivo ecco rispetto a texture del genere insomma di fondi coprenti, però per me che sono abituata comunque a fondotinta molto leggeri, ecco vi devo dire che questo lo sentivo sul viso. La cosa che mi piace di questo è che appunto io lo mettevo soprattutto per la sera e appunto anche in condizioni climatiche avverse tipo il caldo o il freddo eccetera, questo non segnava il viso e durava tutto il giorno anche sudando, e per sudare intendo sudare veramente, scusate queste cose, però va detto anche perché noi make up addicted abbiamo bisogno anche di fondotinta che resistono a condizioni del genere e quindi lo consiglio sicuramente, lo consiglio più a chi ha una pelle secca perché appunto è molto cremoso, molto corposo e sicuramente idratante, non va bene secondo me per chi ha la pelle appunto unta, grassa, queste cose qua assolutamente no, però ecco per chi cerca un fondotinta per delle serate o per delle cerimonie che deve durare, che deve essere comunque il viso perfetto, ecco questo è un ottimo fondotinta. Ovviamente i packaging dei prodotti di MAC vanno assolutamente tenuti perché ogni 6 prodotti terminati andate allo store e vi regalano un rossetto a vostra scelta, tranne ovviamente quelli dei Viva Glam, però la trovo comunque un'ottima iniziativa. Per quanto riguarda le candele ho terminato 2 giare, allora la prima è questa che si chiama Blue Summer Sky
ed è praticamente una Yankee Candle buonissima. Questa è proprio primaverile, sa di fiori, però ha qualche retrogusto tipo di frutta. Mi piace veramente tantissimo, tipo pesca se mi ricorda. Ed è una fragranza fresca. Io adoro le Yankee Candle, come sapete sono le mie candele preferite, perché profumano veramente benissimo tutta la stanza, insomma io le adoro. E in particolare questa purtroppo era una limited edition che non si trova più in giro, quindi non potrò riacquistarla, però se appunto la rifaranno sicuramente sarà una delle prime che acquisto. L'altra che ho terminato mi è praticamente esplosa, cioè mi è esploso il vetro, quindi non posso mostrarvela. Comunque era la mia fragranza in assoluto preferita fra tutte, che è la Fireside Treats. Sa di biscottini, è veramente dolcina ma non troppo stucchevole, piace veramente a tutti, sembra proprio come se avete appena sfornato i biscotti e si sente veramente tantissimo, nonostante è una fragranza appunto bianca, che sono quelle un po' più leggerine. Ecco, quella, devo dire la verità, si sente veramente tantissimo. È una fragranza che vi consiglio e che ricomprerò. L'unica pecca è che appunto mi si è rotto il barattolone, perché quella di solito, le Yankee, vedete, bruciano fino a questa altezza. Quella invece vedevo che continuava a bruciare, io ho detto oh figo, finalmente si potrà cioè la prima Yankee che riuscirò a bruciare tutta e non dovrò tartizzare la restante parte. In realtà praticamente si vede che era tipo difettata e mi è esplosa col calore, il vetro è proprio scoppiato. Per fortuna stavo in casa e per fortuna io le spengo sempre prima di uscire, però insomma può capitare, magari appunto se la vedete così bassa dite vabbè vado a farmi la doccia, che vuoi che sia, insomma anche se è incustodita questi 10 minuti. Ecco, io vi dico che mi ha sciolto praticamente la tovaglia, quindi grazie al cielo io ero là e sono potuta intervenire, però ecco, io spero non mi ricapiti più, e quindi quando le vedrò a questa altezza non sarò ostinata a volerle bruciare fino all'ultimo centimetro di Yankee da pulciara, perché effettivamente vuol dire che proprio loro hanno studiato questa cosa per non far spaccare appunto il vetro. Comunque questa io la andrò appunto a levare, laverò anche il barattolo in lavastoviglie e poi lo riutilizzerò, insomma, perché io adoro questi barattoli della Yankee Candle. Scusate se mi sono dilungata sulla Yankee Candle e vi ho raccontato quello che mi è successo, però insomma penso che potrebbe essere utile a tanti di voi che magari usano le Yankee Candle. Poi passiamo ai prodotti per il corpo. Allora, io ho terminato questo, che è praticamente della Dermomed ed è un bagno doccia a ghiaccio e cocco. Questa era una limited edition estiva, è una fragranza buonissima, questa sa proprio di cocco e lascia la pelle fresca, quindi non è stato molto ideale finirlo a novembre, però devo dire la verità mi è piaciuto tantissimo e sicuramente se lo rifanno l'anno prossimo lo ricompro, perché in estate deve essere proprio una salvezza. Io adoro questi prodotti che rendono la pelle appunto fresca. Sempre appunto per il corpo ho terminato questo Bath Cream Gel, questo qui era all'oliva, non mi è piaciuto sinceramente. Questo qui è di una marca che me l'ha inviato, si chiama Mastic S.P.A. Non mi è piaciuta la fragranza, quindi quando insomma non vi piace la fragranza di un bagno schiuma e vi deve rimanere sul corpo, ecco, è bella pesante la cosa da assimilare. E infatti questo l'ho usato per come sapone mani, perché appunto non mi piaceva la fragranza, lo boccio essenzialmente per la fragranza, perché come bagno schiuma comunque essendo in gel era anche facile da stendere, insomma mi piace a me la consistenza in gel, però ecco la fragranza è proprio pessima, quindi ovviamente non ve lo consiglio. Sempre per il corpo ho finito questo è della Lush e si chiama Violet Night. Questo praticamente Lush lo consiglia ad aggiungere nell'acqua mentre appunto uno riempie la vasca e poi ovviamente uno si immerge e fa appunto il bagno. Io devo dire la verità, l'ho utilizzato proprio come bagno schiuma perché appunto avendo la doccia non potevo utilizzarlo altrimenti e mi è piaciuto veramente tantissimo. Ha una consistenza proprio di olio, quindi io lo passavo soprattutto nelle zone dove non andavo poi a idratare, essendo io molto pigra sui prodotti corpo, e mi è piaciuto veramente tanto perché andava comunque ad ammorbidire la pelle, in più lasciava questo profumo di violetta molto molto buono sulla pelle anche per diverse ore, se non proprio tutta l'intera giornata, quindi mi è piaciuto davvero tantissimo ed è un prodotto appunto utile per le sfaticate come me che magari si scordano la crema ma hanno le gambe secche, così almeno insomma quando uno si lava, ecco, non gli costa niente aggiungere un prodotto, quindi mi è piaciuto veramente tanto. Poi sempre un altro bagno schiuma terminato è questo qui della Yummy Mummy, e questa qui è una crema da doccia al burro di cacao ed ha una fragranza davvero buonissima, mi è piaciuto tantissimo questo. Io adoro i bagni schiuma di Lush, peccato per i prezzi sono davvero altissimi.
Però ecco, sono quel prodotto che secondo me non deve mai mancare, soprattutto in inverno, quando magari uno ha bisogno di un bagno caldo, insomma, soprattutto la domenica, così che si sta a casa. Ecco, mi è piaciuto veramente tantissimo. Io li compro soprattutto quando ci sono i saldi invernali, quindi a gennaio. Faccio scorta perché li mettono al 50, quindi comunque prendendo magari un boccione da 500 grammi, anche se lo pagate 7 euro, comunque durano, perché essendo creme da doccia sono molto più corpose, ne serve davvero molto, molto di meno di prodotto, quindi in quel caso assolutamente ve li consiglio. Dopo secoli che questo prodotto era in bagno, finalmente l'ho finito e sto parlando di una crema corpo che si chiama The Comforter ed è praticamente una crema per il corpo, della Lush sempre, che c'è scritto che è al ribes nero e bergamotto. Ha una fragranza che a me ricorda tantissimo le Big Bubble, la fragola. Non so come descriverlo, ma cioè proprio, oppure proprio quel gelato alla fragola, non mi viene da dire il fragolino, ma non si chiama fragolino, comunque vabbè, avete capito sicuramente. Comunque ecco, questa è una crema da corpo ottima, veramente lascia la pelle idratata, si assorbe in fretta e la cosa che mi piace è che la fragranza persiste tantissimo sul corpo. Se poi mettevo il pigiama, anche il pigiama odorava di questa crema, è veramente buonissima, mi è piaciuta tantissimo. Peccato anche qui il prezzo, che purtroppo è altino. Comunque i barattoli neri, questi qua, fanno anche loro il back to Lush, perché appunto ogni 5 vasetti riceverete una maschera in omaggio, quindi anche loro da questo punto di vista mi piacciono un casino quando fanno queste iniziative. Sempre per il corpo ho finito la 90-60-90 Ice di Alchemilla. Questo è un prodotto made in Italy, inci veramente perfetto, ed è una crema anticellulite che ho adorato alla follia. Questa qui l'ho terminata appunto proprio ultimamente, però l'ho usata ovviamente nel periodo estivo e la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che questa dà veramente degli effetti sbalorditivi. Ovviamente va sempre abbinata a una sana alimentazione, alla palestra, insomma sport o comunque camminate, qualsiasi cosa che richiami comunque il movimento. Questa appunto dà un effetto ghiaccio, quindi è un super piacere utilizzarla soprattutto in estate. Esiste anche quella termica, mi sembra si chiami, comunque quella ad effetto caldo, solamente che quella, da quello che ho capito, da quello che ho letto, è un po' più pesante, nel senso che è sconsigliata a chi soffre di capillari fragili e quindi io purtroppo ne soffro e quindi quella purtroppo nel periodo invernale non la potrò utilizzare, ma riprenderò sicuramente questa nel periodo estivo. È vero che è una crema che costa 20 euro, però appunto io ci ho fatto 3 mesi utilizzandola, comunque non dico proprio tutti i giorni, ma abbastanza in modo costante. L'ho utilizzata però solamente su cosce, anche se è consigliata ovviamente su cosce, glutei e addome. Io ovviamente ho più problemi sulle cosce, quindi l'ho utilizzata in questa zona e mi è piaciuta. Per quanto riguarda i capelli, l'unico prodotto terminato è questo shampoo di Equilibra. Questo qui è uno shampoo rinforzante e ristrutturante per capelli corposi e forti all'aloe, argan e cheratina. Questo non mi è piaciuto per niente perché dava un effetto di capelli sporchi fin dal giorno dopo e io, siccome sono una che li lava spesso, diciamo ogni almeno 3 volte a settimana, ecco, già averli sporchi il giorno dopo per me è veramente impensabile, in quanto io odio il capello sporco e quindi sinceramente non lo consiglio. Ci sono altri shampoo secondo me migliori e ovviamente comunque con ingredienti buoni, perché questo ovviamente dal punto di vista degli ingredienti è davvero ottimo. Una crema che ho terminato è questa qua, effetto Ice di Bottega Verde per i piedi. Questa è una crema rinfrescante e mi è piaciuta davvero tantissimo perché dà proprio un effetto Ice, quindi soprattutto la sera quando tornavo a casa l'estate, insomma, è stato un prodotto, una salvezza, una manna dal cielo, perché quando avevo appunto i piedi super pesanti, insomma così, una crema appunto che me li andasse a rinfrescare, ecco, era veramente una salvata. Io adoro questa crema, non è la prima volta che la compro, la compro appunto spesso in estate e veramente la adoro, perché insomma io poi mi stempero avendo i piedi freschi e quindi posso andare a dormire tranquilla senza appunto sentirmi sudare, ecco, perché io quando ho i piedi tipo bollenti sudo, non riesco a dormire, insomma, quindi questa veramente la sera è stata una salvezza. Ok, passiamo agli ultimi prodotti, che sono i prodotti terminati per quanto riguarda la skin care. Il primo prodotto terminato è questo qui, che è un idrolato ai fiori d'arancio della Saponaria. Questo è appunto uno di quei prodotti veramente ottimi.
Io generalmente non amo questi prodotti naturali perché hanno tutti, non so, una puzza che non mi piace, quindi non uso generalmente i tonici naturali o comunque appunto idrolati, mentre questo devo dire che non mi è dispiaciuto come fragranza e l'ho trovato davvero ottimo come tonico. È durato un sacco nonostante è solo 100 ml e mi piace poi perché dà proprio un effetto tonificante, va comunque a chiudere i pori e mi è piaciuto un sacco. Per quanto riguarda lo struccaggio, ho terminato il mio struccante bifasico, uno dei miei struccanti bifasici preferiti, che è appunto della Garnier ed è lo struccante occhi Express 2 in 1, ideale per tutti i tipi di pelle, anche per trucco waterproof. Strucca veramente di tutto, i glitter, strucca appunto se vi rimane della colla di ciglia finte, strucca le matite waterproof, è veramente un ottimo ottimo struccante occhi. Vi devo fare il video skincare con i prodotti in azione, così lo vedete da sole che è davvero molto efficace. Poi vado a buttare questa che è la Konjac Sponge, io l'ho adorata, solamente che adesso praticamente si è tutta rotta, quindi la vado a buttare, ma io l'ho adorato come metodo di struccaggio. Vi ho fatto vedere anche questo prodottino nella vecchia skincare all'azione e quindi ve lo lascio qui sopra se volete vederlo. E niente, fatemi sapere voi insomma come vi trovate con la Konjac Sponge, se preferite il Clarisonic, perché sono molto tentata di acquistare il Clarisonic. E per finire, l'ultimo prodotto terminato è questa maschera qui che io ho comprato da eBay in un set, ce n'erano mi sembra tre, ce ne sono tre, e sono quelle maschere in tessuto che vanno lasciate agire dai 15 ai 20 minuti e poi insomma il prodotto potete o lavarlo oppure spalmarlo, insomma stenderlo sul viso, e mi è piaciuta tantissimo. Questa appunto dell'Olika Olika è la Juicy Mask Sheet ed è la maschera al mango rivitalizzante, ha una fragranza buonissima, mi piace un botto e assolutamente questa ve la straconsiglio. Il set tra l'altro è molto più conveniente da eBay piuttosto che comprarli appunto nei siti italiani, perché la rivendono a dei prezzi eccessivi, cioè tipo io con 2 euro o 1 euro e qualcosa ci ho preso 3 maschere, invece questi prodotti vengono rivenduti tipo a 1,90 euro, 2 euro e qualcosa l'una maschera, quindi capite bene che c'è un netto risparmio acquistandoli online. L'unica pecca è che poi ci mette il tempo che ci mette per arrivare, però ecco, uno aspetta, soprattutto se si tratta di risparmiare. Detto questo, niente, questi sono stati tutti i miei prodotti finiti nel periodo. Fatemi sapere voi se avete dei prodotti terminati in comune con me o se appunto non conoscevate questi prodotti, alcuni li conoscevate e la pensate come me. Insomma, sono curiosa di sentire anche le vostre opinioni, che possono essere utili a tantissime di voi. E niente, io vi mando un super bacio, vi ringrazio per aver guardato questo video, spolliciate se vi è piaciuto e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!